Buonasera a tutti, oggi ci vediamo una cosa bellissima. Vi voglio parlare dei pattern, della potenza della nostra mente, della potenza del riconoscimento di questi famosi pattern, in inglese patterns, ossia il fatto che noi quando studiamo le combinazioni, la nostra mente recepisce le informazioni, le mette nei vari cassettini e noi ci ricordiamo tutti i tatticismi che abbiamo fatto, le mossette particolari, i rapporti fra i vari pezzi, come sono collocati, eccetera. È per questo che più si studia, più si ha dimestichezza con le posizioni, poi si riconoscono queste modalità che si possono applicare. L'occasione mi è venuta da un post dell'amico Maurizio Brancaleoni su Facebook. Chi non lo conosce, ma tanto lo conoscerete, i giocatori che fanno agonismo lo conoscono, è un bravissimo maestro FIDE, un ottimo istruttore che vi consiglio come istruttore, soprattutto perché è una persona molto educata e molto pacata, quindi io mi trovo molto bene con le persone che hanno un certo modo di fare e lui sicuramente vi soddisferà come istruttore, quindi lo potete scegliere dopo aver studiato tutti i workshop del Mr. Chess, chiaramente. Allora, Maurizio mette questo esercizio su Facebook e incredibilmente io ho una percezione. Allora, qui intanto cominciamo a esaminarlo come se io non avessi avuto questo richiamo della mente. Vediamo un attimo di analizzarla in maniera così asettica, perché si nota che qui c'è un tema di alfiere per A6. Ossia, se noi prendiamo in D7, a questo punto il nero è in difficoltà, per esempio non può prendere di donna perché gli arriva alfiere per A6, con alfiere B5 come minaccia sarebbe una cosa drammatica. Quindi di donna non può prendere, se prende di cavallo noi ci pappiamo il pedone centrale e non sembra che ci sia una sorta di compenso. Qui il nero ha anche un alfiere in presa, potrebbe fare 6, ma insomma non mi pare che ci sia compenso, no? Se il bianco torna indietro. Invece c'è però la grande risorsa del nero, abbastanza difficilotta da concepire, però alfiere D7 è molto valida, perché se adesso il bianco cattura in D5, in realtà facciamo prima un E6 che minaccia eventualmente anche un alfiere B4 che potrebbe dar fastidio, no? Anche soltanto per il fatto che se gli facciamo giocare alfiere B4 e dobbiamo parlare di alfiere, siamo costretti ad andare con re in D2, arriva anche un donna 5, sicuramente ci dà fastidio. Qui io direi che il bianco sarebbe indotto a giocare donna B3 per tenere la casa B4, ma guardate che qui il nero ha un grosso compenso se gioca alfiere C6. Vedete che questi alfieri sono molto aperti, il bianco non riesce a muovere l'ala di re, non riesce quindi a svilupparsi, è indietro. Non si sa chi stia meglio, sicuramente il nero sta molto bene e sicuramente il nero ha un ottimo compenso per il pedone. Poi che vada a vincere non ci interessa vedere che qui il bianco non ha tutto questo vantaggio, perché il nero è riuscito comunque a creare molto dinamismo e molta apertura per i suoi pezzi. Torniamo nella posizione che stavamo guardando. Così vi racconto invece la mia mente geniale che cosa ha visto qua. E io sono molto affascinato da questo, perché il mio primo approccio non è stato di investigare queste tematiche con alfiere per A6, il cambio e mangiare in D5, ma immediatamente la mia mente mi ha suggerito un'altra mossa, e quest'altra mossa me l'ha suggerita perché l'avevo giocata poco tempo fa, l'avevo giocata, e quindi il mio cervello era fresco, era fresca la mia memoria, e si è subito ricordato questa mossa. E la mossa è una mossa anche difficile, perché qui, se vi faccio vedere, che è chiaro che noi abbiamo messo questa struttura pedonale, il nero protegge 3 volte la casa E4, è molto difficile che vi venga in mente il tema con E4. È un tema sicuramente complesso, viene facilitato dal fatto che il nero non può prendere col pedone perché ci sarebbe matto, però sicuramente non è la prima mossa candidata che vi viene in mente. E invece io avevo giocato questa partita recentissima, quindi ero molto fresco, e quindi ho partorito subito questa E4. Vediamo se funziona. Quindi col pedone non possiamo prendere. Se prendiamo, vediamo un po', se prendiamo di cavallo ci sarebbe anche cavallo per E5,
ma qui il bianco va in vantaggio semplicemente non in questo modo, perché in questo modo non c'è vantaggio, ma va in vantaggio semplicemente mangiando l'alfiere, continuando a minacciare il cavallo. Il cavallo è in difficoltà perché dove va? Se va in D7 stiamo lasciando in presa il pedone in D5, se va in C4 perdiamo comunque un pedone, noi possiamo mangiare di alfiere in questo modo, oppure ancora forse più potente possiamo giocare alfiere F4, che in realtà è il tema connesso al diciamo sacrificio di pedone con l'avanzamento del pedone, cioè questo sacrificio, questa mossa di pedone E4 serve anche a introdurre il tema alfiere F4 che disturba torre in B8 e che quindi lascia indifeso il pedone B7. Quindi è molto energica questa idea del bianco. Quindi abbiamo visto che dopo E4 il nero potrebbe prendere, abbiamo esaminato cavallo per E5, potrebbe prendere di cavallo, scusa, aspetta, potrebbe prendere di cavallo quest'altro e noi giochiamo così. E qui probabilmente giochiamo semplici, cioè giochiamo veramente a questo punto il tema alfiere per A6, che è molto facile. Quindi qui va in vantaggio il bianco. Quindi effettivamente dopo E4, E4 è una mossa molto forte. Cosa ci rimane ancora? Alfiere per E4. Alfiere per E4 qui non c'è una risposta diretta perché non convince cavallo per E4, in quanto il nero a questo punto sembra che sia in grande difficoltà perché noi abbiamo questa minaccia doppia, ma lui è furbissimo e para la minaccia con cavallo D6. A questo punto noi è vero che abbiamo la coppia degli alfieri, lui sta un po' indietro di sviluppo, ma neanche tanto perché con E6 guadagna un tempo, poi si arrocca e poi noi abbiamo il pedone isolato, posizione abbastanza pari, non mi pare che ci sia un vantaggio. Quindi comunque E4 è una mossa molto forte e sicuramente comporta un vantaggio. Dunque, anzitutto vi faccio vedere qual era esattamente la posizione della partita che avevo giocato io, ossia questa. Come vedete qui, ecco qui, c'è la spinta in E4 anche qui, ma non è questa spinta connessa né al tema di liberare l'alfiere per andare in F4, perché io già ci sto in F4. Io qui avevo il nero, attenzione, adesso vi racconto qual è la partita. Né questa spinta è connessa con l'apertura della diagonale per andare a dare matto in F7. Quindi in realtà in questa partita il tema E4 si riconosce nella mente del giocatore soltanto perché è una situazione particolare in cui esiste una struttura slava di cambio, che è questa. Ed è molto molto raro che si possa muovere un pedone, rompere questo equilibrio della struttura quando questo pedone è in presa. Quindi è molto stupefacente che io abbia associato le due strutture e abbia ricordato questo tema nonostante non avesse le componenti dell'altra posizione. E quindi voi sicuramente adesso osserverete che io sono particolarmente esaltato senza alcun motivo, perché dico: ah, Carlo, ma ti sei ricordato una mossa? L'hai giocata 2 mesi fa, quindi cioè è tutta diversa, ma che ci stai a raccontare? Allora, la cosa che io vi sto a raccontare è che mi fa veramente impressione perché la mia mente, quindi la nostra mente, non la mia, la nostra di scacchista, ha riconosciuto questa mossa come mossa particolare della struttura, nonostante adesso vi faccio vedere quando ho giocato la partita e guardate che io la partita l'ho giocata esattamente 33 anni fa. 33 anni fa, non la rivedevo da almeno 25 anni, eppure appena ho visto il post di Maurizio su Facebook, la mia prima candidata è stata E4. Ho detto: aspetta un attimo, io questa già ce l'ho in mente. Oddio, E4. Ora vi racconto com'è andata questa partita. Tra l'altro, questa partita, come vedete lì dal titoletto, è stata giocata contro Marco Sbarra, che è un altro amico carissimo che conosco appunto, come vedete, da tanto tempo. Questa partita io me la ricordavo in particolare perché era una partita per me importantissima, perché io dovevo prendere la seconda norma di maestro in questo torneo e giocavo con il nero. Il Fedentone mi ha giocato la variante di cambio della Slava, io già stavo morendo quando mi ha giocato questa variante e vi assicuro che quando mi è arrivata E4 mi è preso un colpo, perché qual è il tema?
Allora, mentre nell'altra partita la mossa E4 era una mossa assolutamente fortissima, qui la mossa E4 è meno forte, ma in realtà, essendo meno forte sulla scacchiera, è ancora più apprezzabile. Significa che il giocatore col bianco, appunto Marcos Barra, che all'epoca lì lo vedete con un elo piuttosto bassino, perché comunque aveva 20 anni, poi è cresciuto, è diventato un ottimo maestro fide, e qui ha dimostrato assolutamente una grande inventiva, perché è facile trovare l'inventiva quando la partita è andata a nostro favore, ma qui, se adesso dopo 33 anni la mettiamo sul motore, E4 non è la mossa giocata al motore. Questo ancora di più significa che veramente il bianco si è inventato qualcosa. Intanto io vi dico che quando ho visto questa mossa mi è preso un colpo, perché mi sono sentito praticamente aperto come una cozza. Guardate che l'idea, io ho giocato a Fiere per 4, in realtà l'idea del bianco qual è qui? È quella di sgombro di una casa, D5, attacca la torre, è molto bella, cavallo per D5, a questo punto il bianco ha tantissime minacce, perché ha un cavallo in C7, la torre che entra in C8, il nero come si difende? Per esempio, che facciamo? Che ne so, donna D8, mangiamo qui e dopodiché c'è cavallo C7, assolutamente improponibile. Quindi donna D8 non si può fare, che si può fare? Donna B5, stavo guardando, cambiamo le donne e giochiamo cavallo D4, mossa stupenda. Cioè, attacchiamo l'alfiere, attacchiamo la torre, cosa fa la torre? Se cambia, ora abbiamo tantissime minacce. Quindi guardate il bianco, che bello, ha praticamente giocato questo sacrificio per sgombrare le case e assalirmi con i cavalli. Cos'altro c'è da dire? In realtà il motore mi ha trovato una mossa abbastanza complessa, che è cavallo C5. Guardate quanto è complicata questa posizione con la donna in presa, e la donna in presa si capisce assolutamente poco. La donna del bianco si potrebbe togliere, qui la donna del nero continua a essere in presa, potrebbe essere questa una continuazione. Vedete, qui il bianco in realtà, sacrificando questo pedone centrale, è andato a guadagnare la qualità e sicuramente sta meglio. Ha pure un pedone A che potrebbe essere molto molto pericoloso, alla pressione sulla C, quindi sicuramente c'è vantaggio del bianco. Intanto, già che ci siamo, vi faccio vedere tutta la partita. Io ho preso di alfiere e qui è seguita questa mossa, e sempre lo stesso sgombero qui della casa D4. Veramente faccio i complimenti a Marco per questa, e li faccio più adesso di quanti ne abbia fatti all'epoca. Adesso poi vi racconto che cosa è successo, perché appunto io qui ero estremamente concentrato, per me era una partita molto importante, però ve la voglio raccontare anche in maniera colorita. Allora, questa era la partita in cui io dovevo vincere per prendere la norma di maestro, però vedete, avevo un elo più alto. In realtà in quel momento c'era questa regola secondo la quale io sarei potuto tranquillamente rimanere a dormire in camera e avrei preso la norma di maestro. Allora, che in più io avevo obiettivamente una giustificazione, tra virgolette, nel senso, se io fossi andato dal medico, gli avessi detto: caro medico, guarda che sono le 8 di mattina, io ho il turno adesso alle 8, perché era alle 8 di mattina. Caro medico, ti volevo segnalare che io ieri ho finito di giocare alle ore 2:15, avendo iniziato alle ore 15, ci ho giocato 11 ore e un quarto senza sosta, senza pausa, se non c'era la busta all'ottavo turno. Quindi ho giocato torno di Vallo Sesia 11 ore e un quarto all'ottavo turno, perché volevo vincere. Ho giocato un finale di cavalli simmetrico che poi sono riuscito anche a convertire in vantaggio, e poi alla fine è sfumato, e dopo 11 ore e un quarto di partita è finita fatta. Io ero distrutto, sono andato a mangiare alle 3 di notte, ho mangiato, sono andato a pseudo dormire, che non ho dormito niente, e poi, siccome sono particolarmente intelligente, avevo mangiato sia pizza che pesce, che all'epoca non ero vegetariano, praticamente non ho dormito niente, e c'avevo la pancia che faceva schifo perché mi avevo mangiato tutte queste schifezze, perché mi volevo sfogare.
vado a giocare partita. Questo Fedentore di Marco, che lo dico con affetto, mi gioca la variante di cambio della Slava quando io devo vincere. Poi si è anche scusato: scusa se ti gioco la variante di cambio, ma è nel mio repertorio. Dico, vabbè, ho capito. Intanto io sono svenuto quando mi ha giocato la variante di cambio, perché ragazzi, dovete vincere con il nero e il vostro avversario vi gioca la variante di cambio. Non riuscivo neanche più a stare sulla scacchiera perché avevo la nausea. Mi è arrivata sta mossa e stavo distrutto. Allora, perché vi dico tutto questo? Questo è un monito per i più giovani. Io tranquillamente me ne potevo rimanere a letto, adesso avrei preso la seconda norma. Non sono questi scacchi, noi giochiamo a scacchi per una nostra soddisfazione personale, per una nostra gratificazione. Se io fossi rimasto a dormire mi sarei sentito un pollaccione, non mi sarei sentito un combattente, non mi sarei sentito di avere gli attributi, non mi importa niente, dormo zero, devo andare a giocare. Gli scacchi sono lotta, questo lo dicevo in occasione di alcune vicende in cui qualcuno aveva abbandonato i tornei. Io non ho mai abbandonato un torneo, anche andando facendo 0-0-0, non mi importa, dovete lottare fino all'ultimo, perché se volete essere dei giocatori agonisti dovete essere dei guerrieri, non vi deve sfondare nessuno e dovete mettere alla prova voi stessi. Quindi qua pensate con quanta fatica io sia andato a giocare dopo aver giocato, ripeto, 11 ore e un quarto di seguito un finale di cavalli simmetrico pari, poi vinto, poi patta, e non ho vinto, dovevo vincere per forza oggi. Quindi neanche si poteva fare la patta d'accordo, altrimenti avremmo fatto una spettacolare patta d'accordo tirando fuori i cavalli e mettendoli dall'altra parte, perché adesso va molto di moda e nessuno avrebbe potuto dirci niente. Allora, quindi si va sulla scacchiera, si soffre, ma questa è la gratificazione che poi ci ritorna. Io ho avuto un premio da questa condotta perché ho assaporato, io questa partita c'è scritto, lo leggete, 0-1, ho assaporato il gusto della vittoria sofferta e meritata, e lì veramente vi dà una gratificazione giocare a scacchi. Non che rimanete a dormire e prendete la seconda norma perché non avete il coraggio di andare a giocare. Tanto so che queste parole fanno un baffo a molta gente che se ne frega e pensa soltanto al risultato, però io ve lo dico lo stesso, perché tanto chi segue il Mr. Chess magari è un po' allineato con queste idee. Intanto vi faccio vedere che è bella questa partita, perché qui io ve la faccio vedere di bianco, mi ero nero, ragazzi, stavo proprio male. Guardate che avevo questo re qui così con l'alfiere che ancora non è uscito. Il re al centro, la colonna C aperta, la torre in presa. Secondo me, per esempio, no, qui se io cambio è un macello per il nero. C'è alfiere C5, ma io posso giocare una cosa, cioè io voglio dire, il bianco può giocare tipo una cosa così. Minaccia donna per D7, minaccia torre C8, non si sa bene. Perciò dico che è stato un sacrificio eccezionale. Poi magari non lo mettiamo sul motore, il motore, anche se qua il motore ci dice che si regge, però considerate che il bianco ha sacrificato una quantità di pedoni, in una quantità industriale, 3 pedoni, il che vuol dire che ha un sacco di gioco, fatica pazzesca da parte del nero. Io tra l'altro c'è cavallo C5 come mossa molto interessante. In partita io ho visto una cosa più semplice, ossia ho visto torre C4 che continua a chiudere questa colonna, ma guardate che bello, che torre per C4, la donna mangia e continua a minacciare donna C8 con questo re che ha paura, paurissima, ma io mi difendo con l'alfiere in C5 che attacca il suo cavallo e minaccio di andare via col re. Lui non difende il cavallo ma attacca il pedone, perché dice: tu mangi qua, io mangio pure quest'altro dopo aver dato scacco. Il nero scappa, perché non si mangia questo, ma scappa dicendo: ah, finalmente ho arroccato, riprenditi pure quel pedone, non mi interessa niente, ma io ho, però il bianco ha il cavallo in presa, quindi il bianco protegge il cavallo, il nero si mangia il pedone perché l'alfiere è difeso dal cavallo. Considerate che qui stavamo cominciando ad andare verso lo zaino, quindi questa è stata una fase assolutamente con grande concentrazione, io ancora mi ricordo la sensazione. Donna D5, aiuto, ma adesso lui mi sta attaccando il cavallo
che difende l'alfiere, come faccio? E allora io come faccio? Attacco la sua torre, cioè scappo con l'alfiere per poter poi svincolare il cavallo, ma attacco la sua torre, la torre deve togliersi, si toglie, ora ho il cavallo libero, lo posso muovere, attacco la sua torre, ma fermi tutti, lui mi mangia il pedone e mi inchioda al mio alfiere, mannaggia, difendo l'alfiere, ma lui me lo attacca ancora, a questo punto io però mangio il pedone e lui sa che non può muovere la torre perché sennò c'è matto in ultima, e allora dà una casa, ripeto sempre un po' in Zaytos secondo me, dà una casa al re, dopodiché io attacco ancora la torre mettendomi però, lasciando questo alfiere inchionato e quindi è difficile che riesca a poi attivare il pedone. Qui sempre con la concitazione dello Zaytos il bianco attacca per la terza volta l'alfiere e con mio rilassamento totale non vede il tatticismo in base al quale perde la donna e io qui finalmente prendo la mia norma di maestro che è stata ipersudata e quindi vi ho voluto raccontare questa cosa. Spero che la partita vi sia piaciuta, ma la cosa più bella non è la partita, non è la mossa, non è il tema, che non ce ne importa niente. La cosa più bella è veramente vedere che la nostra mente, per quello dobbiamo studiare, in una posizione che era questa qui, in cui ci sono tanti temi, ma è una struttura slava di cambio, invece di analizzare i temi con alfiere qui e con i cambi eccetera per mangiare in D5, la mia mente mi ha suggerito una cosa di una posizione diversa ma stessa struttura, che è questa, di ben 33 anni prima. E questa è una cosa che ci dimostra la meravigliosa potenza della nostra mente negli scacchi. E quindi a questo punto chiudiamo questo video e godiamoci questa nostra mente, sapendo che quando studiamo ci rimane tutto dentro al cassettino e lo possiamo riutilizzare. Quindi buona serata a tutti e godetevi gli scacchi.